E con questo siamo a quota 3 editor MIDI, anche se il drummer editor è uno strumento molto specialistico. Come già evidente dal nome, si tratta di un editor specializzato in ritmi percussivi e con questo strumento sarà un po' difficile riuscire a farci altro. Con il drummer è possibile aggiungere un batterista virtuale al progetto. Si può scegliere fra diversi generi musicali e tra i diversi batteristi disponibili per ogni genere. Ogni batterista ha una sua specifica batteria e un suo stile di esecuzione. Puoi regolare lo stile, cambiare la batteria o sostituire ogni singolo pezzo per personalizzare il suono del tuo strumento. Andiamo ora a giocare con i nostri batteristi virtuali. Ma prima il solito promemoria. Like, iscrizione, campanella, commenti. Per lavorare col drummer si aggiunge una traccia di drummer al progetto. Clicca sul pulsante New Tracks, clicca su Drummer, scegli il genere musicale, però anche questo lo possiamo fare anche dopo. E puoi scegliere di aprire subito la library o anche dopo, e Create per creare la traccia. A questo punto viene aggiunta una traccia di drummer con una regione di 8 battute. Si apre la library se hai fatto quella scelta e viene caricata una patch predefinita sulla traccia e si apre il drum editor. Una traccia drummer è simile a una traccia di strumento software, ma contiene solo regioni di drummer invece che regioni MIDI. I parametri delle regioni possono essere modificati dal drum editor. Per aprire e chiudere l'editor del drummer, come per gli altri tipi di tracce che abbiamo già visto, puoi fare doppio clic sulla regione del drummer. Oppure con la regione selezionata puoi cliccare sul pulsante editor della control bar. Nel drummer editor puoi vedere le impostazioni della regione drummer selezionata, i preset, un pad XY per la regolazione della complessità e dell'intensità e i controlli dei pezzi del kit, i fills e lo swing. Con la traccia drummer selezionata, la library assume una diversa configurazione. In alto puoi vedere il batterista attivo con un avatar e una descrizione del suo stile, a seguire i generi musicali e i batteristi disponibili per ogni genere. In basso i drum kit. Nella channel strip puoi vedere tutte le impostazioni della patch selezionata dalla library. Possiamo sentire il batterista in azione mentre accompagna il nostro brano semplicemente mandando in play il progetto. Ma possiamo anche sentire in anteprima la sola regione di drummer sulla quale stiamo lavorando. Fai clic sul pulsante Play nel righello in cima al drummer editor. Noterai che viene automaticamente attivato un ciclo di loop corrispondente alla regione drummer che verrà suonata in solo finché non si ferma l'anteprima con lo stesso pulsante Play o con la barra spazio. Andiamo ora a vedere in dettaglio come modificare le tracce e le regioni di drummer. Scegliamo innanzitutto il genere e il batterista. Nella library scegliamo il genere. Appaiono a destra i batteristi disponibili. Selezionando un batterista viene mostrato in alto con la sua descrizione e attributo. Ogni batterista ha già associato una patch del drum kit. Ma volendo possiamo anche cambiarla. In realtà, contrariamente a quanto detto nella premessa, da qui volendo è possibile anche selezionare strumenti diversi da batterie o percussioni, ma sul risultato, non lo so,
però non è escluso che con la tua creatività possa inventarti un modo alternativo per far suonare a questi batteristi altri strumenti musicali con risultati interessanti. Ogni batterista ha anche una serie di preset qui sul lato sinistro del Drum Editor, da cui puoi sceglierli e vedere come cambiano le impostazioni sulla destra dell'editor. Le puoi anche cambiare e salvare i tuoi preset personalizzati. Con il pad XY puoi aumentare la complessità del ritmo spostando il disco verso destra o semplificandolo spostandolo verso sinistra. Per invitare invece il batterista a picchiare più duro, il disco devi spostarlo verso l'alto o a suonare in maniera soft spostando verso il basso. Le variazioni sull'asse Y non riguardano solo il volume, ma anche lo stile e possono cambiare automaticamente anche gli strumenti che il batterista andrà a usare. Dal kit di strumenti disponibili puoi scegliere quali attivare e regolare per ognuno la variazione del pattern. Puoi dire anche al batterista di seguire un'altra traccia con follow. Per esempio, seguiamo la traccia del piano. Vedi come cambia l'esecuzione del batterista deselezionando follow oppure cliccando su follow. Poi qui sulla destra abbiamo una manopola per regolare l'intensità dei fills e una manopola di swing per regolare la sensazione di shuffle. Possiamo bloccare queste impostazioni per evitare che cambiano al cambiare dei preset. Clicca poi sul pulsante Details per accedere ad altri knobs di impostazione per rendere più realistica l'esecuzione. Questi dipendono dal tipo di batteria in uso. Per il Drum Kit Designer abbiamo Fill per gestire gli anticipi e i ritardi, Ghost Notes e apertura della Yeti, che può essere automatico o manuale. Per la Drum Machine Designer invece abbiamo regolazione di complessità per ogni elemento, umanizzazione e variazione. Come sempre, per riportare il controllo alla sua impostazione di default, basta cliccare tenendo premuto il tasto Opzione.
qualsiasi modifica o selezione effettuata nel drum editor influisce solo sulla regione selezionata e non sull'intera traccia. Creiamo una nuova regione, cambiamo le impostazioni e vediamo che cambiano solo su questa regione e non sull'altra. Ti lascio in compagnia dei batteristi e dei percussionisti virtuali. Io intanto vado a preparare il prossimo episodio in cui vedremo più rapidamente un altro paio di editor. Dagli forte!